Dovete sapere che davvero tra le mie preferite è proprio la turca. È un modo molto comodo di farla. Io a me la turca mi gabba davvero tanto. Amici, benvenuti ad una nuova puntata di Accrocchi Disumani! Guardate, per le persone... Accrocchi Disumani! Vi ho da fare un annuncio importantissimo. Come sto? L'ho messa bene? Sembro Simone. Sono Simone! Allora... Oggi si parla di una cosa che io ci tengo veramente tanto, 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 ma tanto, tanto, i cessi. Si torna finalmente a parlare di una cosa divertentissima, i cessi. Levano sempre delle grandi soddisfazioni. E quindi, di conseguenza, avete visto anche l'allestimento della mia cattedra, vero? Del mio banco, di questo bellissimo studiolo. Per l'occasione, sui cessi mi sono anche messo la giacca. Guardate quanto ci tengo io ai cessi. I cessi sono importanti. I Benigni ci aveva scritto anche una canzone per quanto riguarda il corpo sciolto, ma anche i cessi. Quindi, ragazzi, allora, Chiaretta Urgelli mi ha mandato questo bellissimo, Chiaretta Urgelli di Grosseto, tra l'altro musicista bravissima, neanche buona, ve lo dico a voi, ora non dategli tutti i nomi perché ho detto le buona tutti a bombardarla, lasciatela povera figliola. Quindi la Chiaretta Urgelli di Grosseto mi ha mandato questo bellissimo cesso, perché anche lei è una persona molto elegante, le grezza come una vanga. Allora, guardate la bellezza di questo cesso qui, vedete? Questo è l'eterna lotta tra uomo e donna. La donna all'uomo gli diceva: tira sulla seggetta, e l'uomo non la tirava mai su e pisciava sulla ciambella. T'ho detto tira. A un certo punto lei la si è arrabbiata, ha sbarbato la ciambella, l'ha scocciata su una seggiola e guardate che bel lavoro. Ora quando lei va a fare la pipì la mette questa qui, quando va a fare la pipì lui la leva, perché sennò gli piega la seggiola nel gruppone. Avete visto la bellezza di queste cose, come volano via questi cessi, come ci si comporta in mezzo a queste cose. Ma andiamo avanti. Cesso chiama cesso. Questo è molto molto interessante, è rifinito, è fatto bene, c'è di marmo, guarda, questo è fatto bene, guardate la bellezza di questo. L'altro era greggio, questo è bello, c'è il marmo, l'è rifinito, c'è le cromature, un monte di roba bella, vedete che... Però è un pochino pellungo. Ma sono di una casa di gente nobile, di gente che gli gaba rimane pulita. Quindi infatti vanno in bagno, fanno il che devono fare, poi tornano giù. Ti hai lavato le mani, tesoro? No, fa proprio la doccia. Tutte le volte che torna dal bagno si fa una doccettina en passant e via. Guardate la bellezza. Che rifiniture, marmo pregiato di Carrara, ma che di Carrara, ma sapete dove... Ma un altro, avete visto? Mi vanno via sti osi, me lo giro anche il berretto. Volete così? Al rapper? Più bellino così al rapper. Che tu dici? Molto bello così. Bello così al rapper. Ma andiamo avanti. Si può combattere la solitudine anche nel bagno? Nel logo comodo? Sì. E per combattere un bagno contro la solitudine, eccolo qui, guardate. Perché dice che in due la si fa meglio. C'è chi va alla turca e che c'è chi va in cesso normale. Ma questo non è un bidet, no, è proprio un cesso, no, è proprio una tazza, vedete? La tazza e la turca. Dovete sapere che davvero tra le mie preferite è proprio la turca, perché è un modo molto comodo di farla. Io a me la turca mi gabba davvero tanto. Io quando dopo ho imparato, dapprima non sapevo. Poi mio babbo, avendo l'officina, mi disse: ma devi stare giù, tu non devi stare con le gambe in trazione, devi stare giù a chiocciato. E io da quei giorni lì, io la turca mi gabba bestia. Purtroppo non ce l'ho più, perché me l'hanno levata. Però guardate, qui comunque si può fare. Chi non la fa in compagnia, o è un ladro o è una spia. Ecco, voilà. Come si viaggia? Ma mi raccomando, se voi trovate dei cessi belli, importanti, brutti, fatti male, storti, nei peggio posti, più assurdi, qualsiasi cosa, mandatemeli, perché io ci tengo. Ma non solo che siano cessi, qualsiasi roba. Se c'è qualche tu trovi un accrocchio disumano? No, come l'era? Trovi un accrocchio disumano? A few moments later. Ah no, era diversa, era trovi i crocchi disumani, scusa. Quindi tu trovi i crocchi disumani e mandali subito a Galli Gandhi. E che se no, qui ti si toppa, se non è per niente, ragazzi. Mentre Alessandro Tamburini contro... Questo non me lo ricordavo. Questo è doppio, vale doppio. Questo lì va sia nei cessi che negli accrocchi online. Questo lì quindi è double fast. Però è bellissimo. Comunque Alessandro Tamburini mi ha mandato questo bellissimo accrocchio porcaio di cesso. Pronti? Questo è un regalo, lo potete fare anche a casa. Voilà! Se non siete persone stipiche che non vi viene e bisogna stare lì. Sì, ma non mi viene, che fo? E guardi il cellulare. Sì, ma mi annoio, ma mi stanco. Ecco, allora eccolo qui. Vedete, bellina? C'è questa tavoletta qui che mentre voi siete lì, borda e tu butti la pallina in buca.
8 in buca, 12 in buca, dammi quell'altro ferro. Vedete, qui uno poi ragiona, fa tutti che vuole, c'è anche proprio il discorso. Andux, si intitola l'articolo. Andux Toilette Bathroom Mini Golf Set Potti. Potti è un po' volgare. Potti Putter. Potti Putter. Golf Game Toilette Golf Putting Green VC01 come generale lì. Vedete, c'è anche lo 01 come generale lì. Quindi mi raccomando, Putting Green VC01, compratelo e fate i che voi volete. Ecco, anche questo è sparito. Ormai il petto piange, siamo quasi alla fine. Mi raccomando ragazzi, condivideteli questi video, parlatene con i vostri amici, mi raccomando, andiamo a vedere. Ma questo è un inventore, questo è un inventore, secondo me questo l'ha anche brevettato. Perché a volte ne siamo ospiti a cena delle persone, no? Uno magari è un po' grosso, che è un centro a tavola, non sa come fare, gli dà noia tutto. Che se voi siete persone grosse e voi sapete, come fare per non andare a cena dalla gente, andateci. Tanto il modo di trovare una soluzione la si trova sempre, ecco. Guardate lì, era bello, grande e grosso, non ci stavo mai a tavola, detto io me lo porto da casa, e qui lei, questa tavoletta qui, me la sono fatta apposta, me la metto a tracolla e ci mangio sopra. Guardate l'eleganza e la raffinatezza di quest'uomo, mi sembra anche di morto, tra l'altro ha anche già pulito tutto il piatto, vedete la bellezza. Ma che bravo, eh! Come l'era contento lui, sembrava quello lì, come si chiama quello lì, lo psicologo, quello c'aveva grassoccio, capelli lunghi, somiglia a quello meno lì, vero? E forse era lui, quello psicologo che fa le super cazzole, aiutatemi dai, voi lo sapete. Dai, quello lì che... vabbè, non ce ne frega nulla. Ma andiamo avanti. L'ultimo cesso di questa fantastica puntata ha per titolo sobrietà. Perché in bagno si può essere anche particolarmente sobri. E infatti la signora, perché questa è una donna, questa è una vecchina di sicuro, io di vecchie me ne intendo, io con le vecchie vado di moda bestia. E questa vecchietta, guardate come gli ha... sembra... no, ve lo fa vedere. Guardate come gli ha conciato il cesso questa donna. Sembra il cesso della signora Fletcher. Quindi sentite la musina? La signora Fletcher, Murder She's Wrote, che gli garba i paci, ai miei amici paci, sembra vedere la signora Fletcher. Guardate bello questo cesso, eh? Ora voglio dire, come fa questa donnina a pulire un bagno così? E che fa? Ogni 3 giorni butta quella roba lì, lo sai? Va bene, quindi questa qui era l'ultimo pezzo di questa giornata, oh, porca miseria, a me questa cosa mi dispiace, che ormai questa puntata sui cessi, a me mi garbano i cessi, e mi dispiace la sia finita così, io ragazzi, che vi devo dire? Ve lo dico? Va bene, vi lasciamoci così, senza rancore, ok? Vi ringrazio e vi saluto, con la tromba e con l'imbuto, bravi, ciao!